primo consiglio regionale da capogruppo. Non abbiamo parlato di tutti quelli che erano i punti dell'ordine del giorno. Altri atti andranno a essere discussi nel prossimo consiglio. Abbiamo parlato della variazione di bilancio. In pratica sono stati fatti ancora degli ulteriori tagli. Cosa è successo? Tre sono state le proposte di legge che abbiamo discusso sulle variazioni di bilancio. In questo caso sono stati portati dei cambiamenti, ma sono state date anche le solite mancette ai soliti amici. Viene comunque finanziato un istituto quando ci sono delle indagini in corso, vengono tagliati dei fondi importanti alla ricerca e all'istruzione. Abbiamo Rossi che si lamenta, che dice che se non arriveranno i finanziamenti le regioni andranno a scomparire, ma si dimentica che lui rappresenta lo stesso partito che è al governo. Abbiamo analizzato anche quello che è il DEF, il documento economico finanziario regionale. Qui è un altro libro dei sogni di Rossi, dove si fanno dei programmi senza considerare quelli che saranno dal programma nazionale i tagli che giungeranno sulla nostra testa. E devo dire, meno male che ci siamo noi del Movimento 5 Stelle, che ulteriormente enfatizziamo, facciamo conoscere a tutti queste che sono le mancanze del governo della regione Toscana. Torniamo nuovamente sul tema aeroporto di Firenze. Per noi è una grande opera inutile, avevamo un collegamento ferroviario veloce tra Firenze e Pisa, in meno di 40 minuti si raggiungeva l'aeroporto di Pisa, che è il vero aeroporto strategico della regione Toscana. Con questa interrogazione inchiodiamo il presidente Rossi e gli chiediamo se era a conoscenza di una serie di elementi critici, soprattutto sulla valutazione che il nucleo regionale di valutazione aveva dato sull'aeroporto. C'è un problema ambientale, ci sono problemi di carenze della valutazione, c'è un problema di mancata valutazione dei rischi volo, soprattutto verso i terzi sorvolati degli aeroplani. Inoltre ci chiediamo se è una coincidenza il fatto che ARPAT fece una critica dura sull'aeroporto dichiarandone la sua criticità ambientale ed è per questo che mise un parere negativo, e il fatto che di recente il suo dirigente, la dottoressa Sargentini, sembrerebbe essere stata allontanata e rimossa dal suo ruolo. Rimaniamo in contatto. 450.000 euro di contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti previsto da questa variazione di bilancio. Noi abbiamo votato no per un motivo che ormai chi ci segue dovrebbe sapere bene. Ci sono due indagini in corso, una da parte della Procura della Repubblica di Firenze, sul Consiglio di Amministrazione, in particolare sul Direttore Generale, per tutta una serie di problematiche relative anche agli appalti che sono stati fatti per il nuovo museo. E adesso vengono dati 450.000 euro proprio per altri appalti, altre ristrutturazioni a favore dell'UNICEF. In un momento storico come questo per l'Istituto degli Innocenti, di cui abbiamo chiesto chiaramente e più volte il commissariamento immediato, non ci sembra opportuno dare tutti questi soldi quando le problematiche proprio in quest'ambito sono state tante e tali da aprire filoni di ben due indagini. Naturalmente il PD ha votato a favore, non rendendosi conto che quello che dicevamo noi era semplicemente una questione di buon senso. Nessuno darebbe in mano a un possibile ladro dei soldi di sua proprietà. Davanti alle note di giubilo e di gioia della giunta regionale e del consiglio regionale del gruppo PD nell'approvazione del DEF e della variazione al bilancio, sottolineando la ripresa dell'industria, l'industria 4.0, noi abbiamo fatto un'interrogazione che vuole andare nel merito. Visto che propagandate che ci sarà molto più lavoro per tutti, soprattutto per le piccole e medie imprese, vogliamo ricordare che il codice degli appalti, che è la legge che poi regolerà la progettazione e la fase attuativa dei lavori, non è ancora completo. Ci sono dei decreti attuativi che devono essere fatti per poter essere abilitato questo codice degli appalti. In più, questo codice degli appalti mette un rating d'impresa, cioè vanno a valutare le imprese che faranno i lavori dal 1 milione di euro in su di fatturato, e non mi sembra che in questo modo si aiuti la piccola e media impresa. Questa interrogazione vuole giusto chiedere alla giunta regionale se sono a conoscenza di questo gap, di questo stop che ci sarà inevitabilmente sui bandi, legato proprio alla legge del codice degli appalti. A metà settembre è stata fatta la conferenza nazionale sulla disabilità, una kermesse a cui hanno partecipato e sfilato in chiave di fanfara quasi tutti i membri del governo. Lo riteniamo che dietro a questa facciata si nasconda un'ipocrisia di fondo, un'incapacità del sistema
di aiutare davvero i disabili gravi, in particolare quelle situazioni che richiedono autodeterminazione nel proprio percorso di vita, che si chiama vita indipendente. Noi stiamo insistendo perché una proposta di legge che abbiamo presentato ormai da quasi 6 mesi venga discussa in Commissione Sanità e venga discussa in Consiglio regionale. Non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma solidarietà, diritti inviolabili dell'uomo, il pieno sviluppo della persona umana sono diritti costituzionali che vanno garantiti anche ai disabili.